quali sono le novità nella terapia dello scompenso cardiaco? Quali sono i nuovi farmaci e quali sono gli strumenti tecnologici a disposizione del malato? L'abbiamo chiesto al professor Cirindolfi, che abbiamo incontrato a Roma in occasione della presentazione della campagna informativa Ogni cuore conta, soprattutto il tuo. Allora, professore, cominciamo dai farmaci. Cosa c'è di nuovo? Un nuovo tipo di farmaco che si chiama sacubitril valsartan, che ha dimostrato in uno studio randomizzato di ridurre del 20% la mortalità e del 20% circa la riospedalizzazione per scompenso cardiaco. Questo è un punto importante perché i pazienti con scompenso cardiaco sono spesso colpiti da una riacutizzazione, quindi devono essere riospedalizzati, e questa riospedalizzazione in realtà ha dei costi elevatissimi per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi avere un farmaco così potente, ed è la novità direi degli ultimi anni, noi non avevamo nuovi farmaci sino alla pubblicazione di questo studio, avere la possibilità di trattare con questo nuovo farmaco i pazienti con scompenso cardiaco con questi effetti così importanti è sicuramente una cosa che aiuterà moltissimo i nostri pazienti. Per quanto riguarda la terapia non farmacologica, cosa ci può dire, professore? La terapia non farmacologica dello scompenso cardiaco riguarda sostanzialmente tre aspetti. Il primo è la possibilità di resincronizzare il cuore impiantando dei cateteri all'interno del cuore, e questa è una terapia molto efficace che è stata dimostrata utile sia per ridurre i sintomi, a volte anche per ridurre la mortalità, ed è una terapia sicuramente ben consolidata. Una seconda terapia è rappresentata dalla TAVI nei pazienti con scompenso cardiaco che hanno una stenosi aortica critica e sintomatica, poter impiantare una valvola per via completamente percutanea aiuta moltissimo i nostri pazienti. La terza e ultima possibilità è quella di riparare la valvola mitrale per via completamente percutanea con l'utilizzo di una clip. Sono stati pubblicati recentemente due studi, uno francese che si chiama MitraClip e uno studio americano che si chiama COAPT, che hanno avuto anche risultati diversi. Lo studio francese è stato uno studio praticamente neutro, non ha dimostrato un beneficio. Lo studio americano effettuato in pazienti che erano diversi dallo studio francese ha dimostrato invece una riduzione importante sia della mortalità che della riospedalizzazione. Quello che abbiamo imparato oggi sulla base di questi studi è che dobbiamo scegliere bene il nostro paziente che ha un'insufficienza mitralica importante e che deve essere trattata con la riparazione per via percutanea.